ma noi non ci aspettavamo tutto questo e non possiamo altro che essere felici e ringraziare ognuna delle persone che ha venuto qui stasera. Sei contenta, sei soddisfatta del risultato? Sì, assolutamente, assolutamente. Per noi l'importante è che arrivasse il messaggio e io credo, come gli altri, che il messaggio sia arrivato. Siamo molto fieri e orgogliosi di questo. Senti, cosa pensi del movimento delle sardine? Ovviamente ne fai parte, oggi hai contribuito a ampliare ancora il messaggio, dato che dopo le manifestazioni di Perugia, Rimini, sì, anche Parma. Ma cosa pensi, quale pensi possa essere il contributo? Beh, sicuramente stiamo lanciando un messaggio molto importante che credo sia arrivato alle persone. Il nostro contributo più di invitare le persone a partecipare, a dire la loro, se sono come noi, credono che, cioè, sono stufi della violenza e dell'odio che viene espresso, è giusto che loro scendere in piazza assieme a noi. Questo è il nostro contributo, accompagnare tutte le persone che magari non hanno la forza di parlare da soli e di unirsi a loro per mandare un messaggio importante. Hai detto siamo stufi di questo clima d'odio, di questo clima di tensione, ma se oggi ci fosse Matteo Salvini qui davanti a te, quale messaggio ti sentiresti di volergli mandare? Assolutamente nessuno, io gli farei vedere la piazza e gli direi questo è il mio messaggio.